Bene ragazzi, siamo ancora qui su PlayStation 4. Oggi giochiamo a Infamous First Light. Era PlayStation Plus, quindi non l'ho pagato, gratuito. E eccoci qui a provarlo. Premiamo X, nuova partita, bisogna scegliere la difficoltà. Io, come ho già detto, i giochi non li faccio tanto per giocare, per divertirmi. Se lo faccio è perché 7 anni fa una nuova minoranza si rivelò al mondo, i Conduit, esseri umani in grado di manipolare e trasformare in arma diversi tipi di materia. Dopo una serie di incidenti mortali fu deciso di istruire il Dipartimento Unificato di Protezione, il cui compito è quello di rintracciare e rinchiudere i Conduit in un'apposita struttura di detenzione nota come Curdum Key Station. Dicevo, se lo faccio difficoltà più difficile è soltanto perché è un gioco veramente bello. Quindi appunto ho fatto difficoltà facile perché voglio godermi la storia e non farmi troppe pare. Speravo in un inizio tipo schermata di caricamento un pochino più lunga, quindi comunque godiamoci il video per adesso. So che è difficile. Quello che hai passato è orrendo. Ma se non ti apri con me, non potrò aiutarti. Miss Walker. Miss Walker. Fetch! Per favore, dimmi cos'è successo. Va bene. Ma che occhi c'ha quella? Quando hanno scoperto i poteri, i miei genitori mi hanno scaricata. Io ero sconvolta. Mio fratello Brent invece non ha mai smesso di proteggermi. Mi ha preso per mano e siamo fuggiti. Abbiamo vissuto per qualche anno in strada, restando nascosti, spostandoci continuamente. Abbiamo fatto cose orribili per tirare su qualche soldo. Ma all'ultimo colpo, prima di lasciare Seattle, quello è stato il peggiore di tutti. Coraggio, piccola. Un ultimo colpo. È tutto pronto, partiamo. No, è un affare grosso. Quanto? Abbastanza per un affitto. Ah, sì? Sì. E abbastanza per un micio burmese. Colpo basso. È il nostro nuovo inizio. Ne abbiamo bisogno. Merda, giù, giù! Cosa? Sbirri! Tu nasconditi. Ti distraggo. Aspetta. Questo colpo e ce ne andiamo, giusto? E nessuno ci troverà. Sì, appena. No, no, non usare i poteri. Non ucciderò nessuno, solo faccio la mia parte. Fetch! Ok. Tu! Alt! Guardami. Qui, dritto negli occhi. Davvero necessario. Gente Hall, abbiamo un sospetto. Ok, ragazzina, vieni qui. Non ho capito. Ah, options. Ah, allora, un attimo. Dialoghi, facciamo interfaccia, audio in italiano, video luminosità, la aumentiamo un po' perché mi pare che voi la vediate un pochino. Vabbè, questa è una mappa. Vabbè, carina, va bene. Sfide, potenziamenti, bla bla bla. Tondo. Cosa devo fare? Cioè, posso girare così tutto il tempo che Hai mi visto pare. uno con la cresta da indiano qui al molo? Se ispezionassi la barca, non Aspetta! Vuoi vedere una magia? Tieni premuto Pluton per correre alla velocità della luce. No, dai, davvero? Non è proprio la velocità della luce, guarda quelli lì come si muovono le. Come, cioè. Tu ti muovi, vabbè, abbastanza veloce. Ok, ma fuggi da. Ah, ma devo fuggire, vecchio, non l'avevo capito. Sì, c'è da dire che viaggia. Va abbastanza Sabrina sta veloce. nascosta tenendo segreti i miei poteri. La notizia di un conduit in città avrebbe scatenato una caccia alle streghe. Era già successo. E
Fino a quel momento io e Brent eravamo stati fortunati. Ci eravamo sempre cavata. Comunque questa non è la velocità della luce, ragazzi. È poco ma sicuro. Fuggi dalla culla. Babbo. Come si salta? Con X, spero. Solo che è difficile muoverla visuale. Anche se mi sembra che sia fatta abbastanza bene la telecamera. Un buco in cui infilarsi, dice. Se prendiamo X non serve una cippa. Ehi, ma un buco mica tanto. Non capisco. Allora. Seattle Center, 0% completato. Devi togliermelo dai piedi. Ma devi toglierti... Ah, forse quei pallini di rosa. Ce l'ho fatta. Non posso fare il colpo con lo sbirro dietro. No, non ho capito cosa sono i pallini rosa. Però non ho capito come si fa... Ah! Quella specie di volo che fa è perché c'è un ostacolo e lei lo sorpassa, probabilmente. Se nascondigli, dove vi nascondete? Ha fatto il battutone, raga. Forza, nascondigli dove vi nascondete. Ah, così dovrebbe andare. Bruttina lei, eh. Proporzioni fatte non male. Però sembra bassa, non so perché, ma dà l'impressione che sia bassa. Brent, stai bene? Sì, tutto a posto, solo che appena ti sei illuminata l'intera città è impazzita. È pericoloso, dobbiamo andarcene. Sta arrivando il TUP. Volevi ricominciare da capo, no? E sai quanto desideri un gatto. Dimmi cosa devo fare, ci penserò io. D'accordo, ma fai in fretta. È l'attico tra la terza e Stone. Entra e prendi la sacca rossa. Capito. Che c'è nella sacca? Se ci riesci, ce ne andiamo con un sacco di soldi, letteralmente. Sembra un buon piano. Ci salveremo le chiappe, niente paura. Facciamo sempre. Solo fateci. Vabbè, quindi... Si può anche salire sui tetti e questa è una cosa che mi garba assai. Ad ogni modo, volevo dire... Ma perché praticamente quando incontro un ostacolo va su. Il concetto è questo. Quindi tu puoi andare dritto, fregandotene di tutto, tenendo premuto tondo e lei va. Trova nelle gallerie, appunto, perché il tetto è chiuso. Vabbè, trova l'appartamento. Qua c'è una macchina, se passiamo sopra la macchina. Ci divertiamo, usciamo? No, non usciamo. Vabbè. Allora, colgo l'occasione per parlarvi un po' della mia esperienza con Infamous. Ho scoperto questo gioco, credo, non so, forse ne avevo già sentito parlare. Comunque la prima volta che l'ho provato è stato Infamous 2, quello con Cole McGrath. L'ho rifatto di recente, è un bel gioco, non è niente di eccelso, non è male comunque. Se proprio non sapete cosa giocare, ve lo consiglio. Anche perché hanno messo un sistema di karma che in base alle azioni cambiava un po' la storia del gioco e a me queste cose abbastanza piacciono. A proposito di questo sistema di azioni che fai, che compie nel gioco, speravo un pochino di più in quello di Watch Dogs, ma vabbè, ci accontentiamo. Comunque ragazzi, quella tipa non so chi è, ho paura di fare i video troppo lunghi, ho una vera scaga, quindi questo video lo finisco qui, dobbiamo entrare nell'appartamento, ragazzi, ci vediamo alla prossima!